Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Coach Fabrizio Tunno, una partita perfetta questa sera per la Planet Group Catanzaro. L'abbiamo detto con Coach Gesmundo, con Andrea Cattani, con Mattia Zofrea, una partita in cui la Planet aveva un qualcosa di più. Domina per tutto l'arco della gara, la partita dei giovani. Capitano ha detto ormai non possiamo più chiamarli giovani, ma di questi ragazzi che riescono a giocare e tante volte a fare la differenza. Ma penso che sia anche meritato e giusto quello che è stato detto e la prestazione che abbiamo fatto è una prestazione guadagnata, guadagnata nel corso dei giorni, delle settimane, dei mesi di lavoro. Io penso che era impensabile che la squadra si potesse piazzare al quarto posto. Oggi riusciamo anche con un turno d'anticipo ad avere questa matematica, e chiaramente per noi è una grande soddisfazione. Era impensabile a settembre o ad agosto, quando questa squadra è stata costruita con una logica, chiaramente, pensare che si potesse piazzare e fare questo campionato. Che i giovani nel mese di aprile potessero disputare tutti e quattro insieme, perché oggi tutti e quattro insieme hanno giocato una grande partita, ed essere, come dire, dei giocatori trainanti e determinanti per la vittoria. Il mio motivo di grande orgoglio, e penso che deve essere il motivo d'orgoglio della società, io penso che oggi debba essere proprio questo dato, cioè quattro nostri ragazzi che tutti e quattro insieme sono stati devastanti nel campo, obiettivamente tutti e quattro con qualche errorino come al solito, però c'è una presenza importante dei giocatori integrati, cioè che hanno corso, hanno lottato, hanno fatto delle scelte nel campo, quindi questa è la mia grande soddisfazione di oggi. Coronata anche dal quarto posto, chiaramente penso che al momento la società debba essere realmente contenta, contenta del progetto che ha voluto continuare. Una partita in cui Catanzaro è stato sempre avanti, 91 punti subiti da Molfetta, non è, l'abbiamo detto con tutti quanti, un dato normale. Tanta velocità in campo, un'ottima lettura da parte di Andrea Cattani, determinante il suo rientro in questo 2012. Una differenza, se nel primo tempo lo score del Catanzaro è stato segnato soprattutto da Pellicano e Falla, a partire poi dal secondo quarto si è visto in campo un gioco corale. Ah, io penso che in ogni caso quello che è venuto fuori da Pellicano e Fall nei primi due quarti sia stato sempre il lavoro di squadra. Poi è chiaro che quando continui a mantenere questa intensità, continui a fare le scelte giuste, perché secondo me per 30 minuti abbiamo fatto sempre delle scelte giuste in attacco, punendo e evidenziando sempre in attacchi i vantaggi che avevamo. Secondo me lì siamo stati bravi. Per 3 minuti non l'abbiamo fatto, infatti abbiamo consentito a Molfetta di rientrare sul meno 6. Dopo la sospensione abbiamo ripreso a fare quello che ci proponeva la partita e quello che noi ci aspettavamo di trovare di fronte. E quindi poi alla fine, come dire, è sembrata anche facile la nostra prestazione. Diventa facile. Poi magari lo scarto si dilata, 21 punti, diventa facile nel momento in cui tu, secondo me, riesci a interpretare bene contro l'avversario che ti trovi davanti. Noi sapevamo che era una squadra Corvino-Lombardo, importantissimi nel loro sistema, ma anche gli altri giocatori, dei giocatori importanti. Secondo me abbiamo difeso benissimo sia su di loro, sia su loro due, che sul resto della squadra. Ci sono stati dei momenti che non è stata solo la difesa su questi due giocatori, ma proprio la difesa di squadra che secondo me proprio non ha concesso nulla. Anche io dalla panchina, come dire, guardavo i movimenti dei miei atleti soddisfatto, soddisfatto perché riuscivamo a arrivare su ogni palla. E poi chiaramente quando difendi in questo modo hai la possibilità di ripartire, di giocare a campo aperto, esce ancora di più fuori l'energia che hanno messo questi ragazzi. E
che continueranno a mettere questi ragazzi. Oggi è giusto così, ci abbiamo un'altra partita da fare, poi iniziamo il playoff e vediamo che succede. Io mi auguro di fare più partite possibili. Chiaramente sarà dura per tutti gli avversari affrontarci. Oggi ce la godiamo, oggi ce la godiamo, ce la siamo preparata, ce la siamo progettata questo tipo di giornata. Non solo per quanto riguarda il mondo della pallacanestro, ma oggi penso che l'abbiano detto e l'abbiano ricordato anche Maria Andrea e Mattia Zofrea, il compleanno di Nico Bianco. Nico Bianco, come sapete, non c'è più. Questa squadra è nata con l'obiettivo di voler portare avanti nel tempo il suo nome, perché Nico è stato per noi una persona che ci ha dato tanto. Oggi, come dire, lo abbiamo pensato, qui non si tratta di dedicare vittorie, l'abbiamo pensato perché sicuramente lui oggi, a vederci giocare in questo modo, a vedere i ragazzi giocare in questo modo, sarebbe stato molto contento. Oggi è il suo compleanno e insieme, in silenzio, senza fare troppo chiasso, lo abbiamo ricordato, come magari facciamo in silenzio ogni giorno. Oggi c'è la possibilità magari di dirlo anche dopo una partita, visto che coincideva con col giorno, e quindi ne approfittiamo per farlo. Hai detto una partita che di fuori può essere sembrata facile, ma quanto lavoro c'è dietro questa partita nelle 4 settimane precedenti in cui la Planet ha osservato i 2 stop imposti dal calendario? Guarda, c'è il lavoro soprattutto a livello fisico e a livello mentale, perché io, dico la verità, ormai da qualche settimana non mi devo cervellare in maniera totale, perché la squadra ormai, bene o male, è piano piano ha acquisito un'identità, fa poche cose nel campo, ma le fa discretamente bene, sa che deve difendere per poter vincere le partite, altrimenti non ne avrebbe vinta una in questo campionato, ne avrebbe vinta pochissime partite. Quindi cioè, è stato più un lavoro di recupero fisico, perché chiaramente noi siamo ritornati da Mola con Fall acciaccato, che ha ripreso ad allenarsi soltanto da una settimana. Pate ancora non l'abbiamo potuto utilizzare, mi auguro di averlo a Monopoli. Carella con 3 punti a un dito oggi non era disponibile, purtroppo gli sono stati applicati 3 punti nella giornata di giovedì e oggi non era disponibile, quindi diciamo, non è stato nemmeno facile prepararla la partita, però poi quando ti ritrovi davanti gente che ha lavorato tutta una stagione e vuole anche, come dire, io ho iniziato la settimana chiedendo una sola cosa alla squadra, cioè questa sarà una partita dal punto esclamativo o dal punto interrogativo. E secondo me noi abbiamo messo un punto esclamativo oggi, perché abbiamo, come dire, legittimato tutto quello che di buono avevamo iniziato a fare nel giro d'andata, perdendo qualcosa, ma era normale e da mettere in preventivo con tanti giovani così in campo, e poi molto bene nel giro di ritorno. Quindi, come dire, perdendo oggi in casa, mettiamo pure un punto interrogativo. Che abbiamo fatto? Magari dici, solo per 2 punti metti un punto interrogativo. No, avevamo di fronte, come dire, una posizione da raggiungere, un avversario forte da giocare contro, ma tutti e 4 i giovani mi avevano giocato contemporaneamente bene. Alcune partite era capitato che giocava bene Ippolito, altre partite Scuderi e Battaglia, cioè mai, no? Una coincidenza. Questo è uscito fuori, oggi non è, anzi, mi correggo, oggi non è una coincidenza, oggi è il risultato del lavoro di mesi che abbiamo fatto tutti insieme, e ne è uscita fuori poi una prestazione di questo tipo, anche perché cioè, Molfetta è arrivato tutt'altro che dimesso, lo sapevo questo, conoscendo anche l'avversario, conoscendo chi compone, i giocatori che compongono il Molfetta, me lo aspettavo, però oggi secondo me bisogna dire bravi, molto bravi ai nostri ragazzi.
Un plauso anche per quanto riguarda la reazione. Catanzaro già si porta sul più 15, più 17 nel secondo tempo, nel terzo tempo l'hai detto, 3 minuti di blackout, ricade sul meno 6 con 2 tripli di Bacchini e di Corvino. Grandissima la lettura di Capitan Cattani in quel frangente, sua la tripla poi che riporta sul più 10, ma anche di questi, non chiamiamoli giovani perché il capitano si arrabbia, ma di questi ragazzi che sì, giocano bene, ma dimostrano ora di cominciare a saper reagire anche bene alle difficoltà. È facile giocare bene, reagire bene quando si è avanti, un po' meno quando l'avversario ti recupera quei 12, 13, 14 punti. È chiaro, è chiaro. Questo io penso che faccia parte di un normale processo di crescita. Ragazzi, secondo me lì abbiamo reagito molto bene, di squadra, gli over, gli under, tutta la squadra ha reagito secondo me molto bene, ma questo secondo me arriva quando poi anche la squadra non soffre quel tipo di momento, sa che ha fatto delle cose sbagliate, infatti ho chiamato Minuto, li ho richiamati proprio sulla scelta offensiva che avevamo fatto. Cioè, noi pensavamo che la partita fosse chiusa, giocavamo perimetralmente, non attaccavamo più il canestro e noi non siamo quella squadra, noi non siamo quel tipo di squadra, quella che magari ci mettiamo sulla linea da 3 punti, facciamo canestro, falla, non attacca il suo avversario diretto e tirano all'allontanamento. Noi quando diventiamo questa e non attacchiamo il canestro, chiaramente andiamo in difficoltà, subiamo il contropiede avversario. Invece ci siamo rimessi a attaccare l'aria, a fare un passaggio in più, andare avanti nei giochi, mettere la palla in post basso e attaccare dal post basso, e poi chiaramente quando c'è anche la convinzione in quello che fai, secondo me poi diventa facile uscire da un momento di impasse della partita, insomma. Ultimi 40 minuti di questa regular season sul campo di Monopoli sabato prossimo. Sì, sabato andiamo a fare quest'ultima partita e addirittura potremmo anche centrare il terzo posto. Chiaramente il tutto dipende non soltanto da noi, dovremmo vincere noi a Monopoli e perdere la Magic Team Benevento, il derby in casa con la Pallacanestro Benevento. Diciamo che c'è ancora una piccola percentuale per farlo e ci proveremo, fermo restando che siamo realmente molto soddisfatti. Io all'inizio del campionato, per quanto uno possa essere, come dire, ambizioso, per quanto possa pensare diciamo bene della propria squadra, onestamente, cioè, già il quarto posto è una cosa importante per noi, perché sembrava impensabile. Ora abbiamo raggiunto. Sabato si rigioca subito, provarci e diciamo, mantenerci mentalmente con questo diciamo, atteggiamento mentale sicuramente ci farà bene, quindi andremo a Monopoli per fare la giusta partita. Grazie a coach, in bocca al lupo. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click.